Salve a tutti gente, sono Dave e siamo tornati su Minecraft, sempre e comunque, ragazzi, ci torneremo sempre e comunque. Come già state guardando il mio inventario rapido, madonna, come siete lesti a guardare l'inventario voi, mamma mia che ci tenete. Comunque, cavolate a parte, sono salito direttamente sul tetto ma non so per quale motivo in realtà. Non mi trovo, non mi piace sul tetto. Volevo fare lì la stanza degli incantesimi, ma riflettendoci non sarebbe proprio il massimo. Se questa è la camera da letto non si può fare. E qui in realtà neanche qui si può. No, qui si può fare. Di qua anche abbiamo un numero dispari. Quindi diciamo se io piazzassi qui in questo mal modo la mia. Mettere le librerie davanti lì. Potrebbe anche andare bene. Ditemi soltanto, nei momenti, se qui nell'angolo, piazzando la libreria lì, la tavola degli incantesimi lo riceve comunque il potere magico. Ok? Volevo farlo sì sopra in soffitta, però non posso farci nulla. Non è nelle mie possibilità. Vediamo un po'. Così, senza metterci niente più, mi dà un'indistruttibilità che potrebbe andare anche molto bene. Va bene. Ok, va bene, va bene. Mettiamo un attimo un arresto qui appena si entra. In questa cesta. Con crafting table anche dura. Mettiamo la crafting table. Ah, non ce ne sono. Mettiamo qua, vai. Per dividere. Come si faceva una volta. Questa cesta mettiamo i fogli, la zucchero e il legno. Vado a prendere altre tre ceste giù. E la pislazzo li porto tutto sopra. Perché iniziamo così a fare la nostra stanza degli incantesimi. Qualcuno di voi mi ha detto che faccio video troppo lunghe. Quindi, tiriamo via tutto questo. Tiriamo via il cartello che ormai non serve più. Che la vislazzi non andranno più qua. Se la finisse di andare a scatti, sarei molto più felice. Non abbiamo degli assi di legno. Solo 12, attenzione. Quindi con uno andiamo a 16 e facciamo due ceste con due. Andiamo di attendere sopra così facciamo anche dormire il nostro mio. Nello scorso episodio vi ricordo che ho messo in peaceful di nuovo perché scattava troppo. Ancora non ho messo in facile. E ci ho pensato, a me va bene così, per me posso lasciarlo così. Se a voi dà fastidio che io ho il gioco in peaceful, ditemelo, io lo metto in facile, ma a voi non cambia nulla. È vero, potrebbe essere divertente guardarmi morire, ma fino a che punto? Fino a che punto? Ditemi un po'. Quanti viene adesso? Diamo un po'. Mettiamo queste ceste un po' a gelo così. Mettiamo un'altra due ceste qui dove ci buttiamo questi blocchettini dentro e quel piccone che mi diceva con indistruttibilità io lo vado a preparare. Mi ci è uscito anche un'efficacia 2, attenzione. Poi ricordo che io qui nel mio bavoletto vicino al letto ho fatto la rima che pesa poco più di un etto. Basta, basta. C'abbiamo la corazza di diamante che buttiamo dentro. Ci costa 6 cosa? Protezione 1. Protezione 1, protezione 1. Facciamo da 3, vediamo se ci dà qualcosa. Solo protezione 1. È qualcosa, è giusto per mettere giù qualcosa, raga.
Io potevo farvi un video dove appunto mettevo soltanto un tavolo di incantesimi a testa. Va bene, adesso abbiamo un piccone con indistruttibilità ed efficacia. Poi col tempo facciamo tutto. Questo lapislazzuli si butta qui dentro. Ho del ferro nell'inventario ancora da non so quanto tempo e lo vado a posare nella chest. Poi volevo mostrarvi. Ah, ecco perché sta questo ferro qui. Questo è tutto il cibo che ho fatto uccidendo tutte le mucche che ho fatto procreare e sono rimasto soltanto con due mucche. Ok? Poi questa qui sarà. Sì, ok, dovrebbe essere il garage, quindi ci sta a mettere materiali, gli attrezzi. Ma come l'ho fatto qui invece è a ripostiglio. Quindi dovrebbe andarci soltanto il cibo. Sono un animale, donna, sono un animale. Comunque, volevo mostrarvi che ho lavorato tanto a telecamere spinte. Tanto è vero che, appunto, ho completato anche l'orto di barbabietole. Ho fatto tutta quella. Quelle pelli, che non sono servite a nulla per fare tre librerie. Qui ho fatto tutta questa pulizia, ho riempito un po' di qua, poi mi sono rotto le scatole di riempire, mi sono fermato perché qui devo fare pulire tutti questi alberi, fare i gradini da questo lato come si deve, garbati e sistemati. Ovviamente non ve li faccio in video, ma li faccio sempre a telecamere spinte. Ah, sono cresciute le due mucchette. Sì, perché ho lasciato solo le due mucche piccoline. Che poi sono cresciute lì davanti a me in realtà, però c'è un po' di clickbait. Qui devo ancora decidere come fare. Se vuole che ci fare qualche altra cosa vicino, lasciarlo un po' così. Potete anche darmi qualche consiglio nei commenti, se vi va. Nel frattempo però vi consiglio io di lasciare un mi piace e di condividere il video, perché questo video lo sto chiudendo qui. Vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione e non posso dirvi altro se non grazie. Vediamo se è funzionale. Tantissimo, che ne abbiamo fatti tutte queste ore, raga. Cioè, un giorno dovremmo ammazzare tutti questi pollicini qua, sti galli. Che in effetti noi non siamo così tanti, potrei lasciarne anche solo due adesso che abbiamo tutte quelle uova. Ma sarebbe una buona idea. Vediamo un po' di lava. No, però lasciamoli così, sono belli da vedere, mi fanno compagnia. Grazie a tutti e ci vediamo nel prossimo video.